Votata all'unanimità la mozione sull'esenzione del pedaggio autostradale in conseguenza dell'interruzione sulla tratta Patti-Brolo, primo firmatario il consigliere Pasqualino Lamacchia, ritirato l'argomento sulla discussione relativa ai lavori autostradali sulla tratta, di cui hanno parlato già due giorni fa il presidente e il direttore generale del Consorzio Autostrade Filippo Nasca e Franco Fazio, proposto dal presidente del Consiglio Comunale Giacomo Prinzi. Non discusso il punto sul randagismo e sulla richiesta di informazioni su un precedente finanziamento di 100.000 euro per il centro di Mulinello, proposto dall'opposizione per mancanza del numero legale. Questo l'esito del Consiglio Comunale di Patti, che è proseguito ieri sera, dopo che due giorni fa è mancato il numero legale in prima ed in seconda convocazione. Un punto controverso, ma non inserito all'ordine del giorno, per quanto fosse stato richiesto a più riprese dalla minoranza, è stato quello del progetto della nuova mensa alla scuola elementare Lombardo Radice. L'argomento non avrebbe dovuto transitare obbligatoriamente attraverso la commissione consiliare, ma poteva essere anche inserito all'ordine del giorno. A parte queste questioni giuridiche e soprattutto politiche che hanno lasciato ferite aperte tra esecutivo, maggioranza e opposizione, abbiamo chiesto al consigliere comunale Mauro Aquino notizie sulla vicenda del progetto della mensa e delle polemiche che ha fatto scaturire. Fa specie vedere due istituzioni che tramite social network polemizzano se è vera una cosa piuttosto che un'altra. Di certo c'è un dato, questo a noi interessa. Il progetto per la realizzazione di questo nuovo edificio incide pesantemente sull'area sportiva attrezzata del cortile della Lombardo Radice ed è indispensabile, ripeto, al netto delle polemiche che a noi non interessano, modificare questo progetto per evitare che quel cortile, che peraltro è stato realizzato pochi anni fa, riqualificato pochi anni fa, con un mutuo che ancora il comune di Patti, di cui sta pagando ancora le rate, venga deturpato, modificato, reso parzialmente inutilizzabile con la costruzione di questo nuovo fabbricato, che si può fare, riteniamo, e si può fare in maniera non invasiva. Avete individuato eventualmente una nuova localizzazione? In che modo si può fare in alternativa al progetto che è stato presentato? Modificando anche in fase esecutiva il progetto, chiedendo uno sforzo che sarebbe dovuto venire prima, ma ormai siamo a questo punto, chiedendo all'ufficio tecnico e ai progettisti di modificare il progetto spostando, arretrando il fabbricato in questione e non invadendo il campo da gioco.